Voglio fare un plauso a entrambe le squadre per la grande voglia che ci hanno messo nonostante le condizioni climatiche, perché oggi faceva un caldo impossibile per i ragazzi e entrambe le squadre hanno dato vita a una bella partita. La partita l'abbiamo iniziata bene noi con il giusto approccio. Primo tempo abbiamo cercato di conquistare campo e dominare il gioco, abbiamo creato tante occasioni. Secondo tempo c'è stata la svolta fino al 2-0. Poi dall'episodio della nostra espulsione, diciamo, sono venuti a mancare un po' quegli equilibri sia emotivi che tattici. Poi si è messa anche un po' la stanchezza, però i ragazzi hanno dimostrato di saper soffrire, di saper interpretare bene in base a questa situazione che si era creata. È una vittoria che ci dà fiducia, ci dà stima per continuare il lavoro che stiamo compiendo con questi ragazzi. Dall'altra parte del campo, come ha visto l'Avellino? Avellino è una buona squadra, ha fatto la sua partita, avevano una strategia ben chiara, volevano giocarla inizialmente per contenerci, per poi ripartire. Hanno delle buone individualità, a me piace molto l'attaccante Mokanu. Potevano anche loro con qualche occasione riaprire la partita, però il calcio è fatto di situazioni. Però voglio fare i complimenti al mister Caruso perché è una squadra che ha un'identità, ha un gioco, ha delle idee e sta lavorando per la crescita dei suoi ragazzi. E questo è importante, al di là dei risultati nel settore giovanile, quello che conta è il lavoro e il miglioramento dei ragazzi.